Ultimo giorno senza Green Pass. Da domani, venerdì 6 agosto, il passaporto anti-Covid sarà obbligatorio, come disposto dall'ultimo decreto legge. Il Green Pass lo ottiene chi ha ricevuto il vaccino, basta anche solo la prima dose, chi ha già contratto il virus ed è guarito negli ultimi 6 mesi, o chi si è sottoposto a tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Senza una di queste tre certificazioni non si potrà più accedere a bar, ristoranti o qualsiasi altro esercizio dove si consumi al chiuso, seduti al tavolo. Servirà anche per entrare nei musei, nei cinema o alle mostre, così come per palestre, piscine e centri benessere. Ed anche all'aperto, il Green Pass sarà necessario per assistere a concerti, eventi, sagre, fiere e congressi. Non servirà invece negli alberghi e nei centri estivi e nemmeno in chiesa. Siamo favorevoli al Green Pass, dice Confesercenti, ma rimangono delle perplessità. Non si comprende, ad esempio, se nella ristorazione all'interno degli hotel, considerando che siamo in un periodo agosto dove ormai le prenotazioni sono state già fatte e gli hotel sono già pieni, se in realtà all'interno della ristorazione e nelle strutture ricettive si debba avere o meno il Green Pass. Poi c'è tutta una parte relativa ai piccoli intrattenimenti, alle sagre, alle fiere, cioè attività che solitamente sono aperte all'aria aperta e aperte al pubblico, dove non si comprende come si possa in qualche modo controllare l'entrata e l'uscita. Gli stessi controlli, noi abbiamo sollevato forti dubbi, cioè i titolari non sono pubblici ufficiali, per cui non hanno la potestà di chiedere la carta d'identità, comunque il Green Pass stesso, per cui abbiamo chiesto che in qualche modo sì, ci sia una persuasione, si chieda l'autocertificazione da parte del cliente, ma non si può responsabilizzare financo ad arrivare a una multa al titolare. Il Green Pass è previsto solo per chi ha più di 12 anni. Chi ne sarà sprovvisto nei luoghi dove è obbligatorio rischia una multa fino a 400 euro, mentre gli esercenti che non vigileranno rischiano la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni. Noi come ristoratori sicuramente qualche cosina andremo a perdere al momento in cui si entra al coperto, diciamo al chiuso. Innanzitutto non siamo degli sceriffi e quindi non potremmo, proprio per legge, non possiamo chiedere il documento, quindi non so come attuare questa pratica. La cosa migliore sarebbe, spero che il governo faccia, un'autocertificazione. Per alcuni settori il Green Pass era già obbligatorio dallo scorso giugno, ad esempio per la filiera dei matrimoni e degli eventi. È essenziale che tutti quanti partecipino a ciò, ma soprattutto per una sicurezza dei nostri ospiti che possono festeggiare e svolgere l'evento in totale tranquillità. Ovviamente la responsabilità deve essere di ognuno, non solo della struttura, ma di ogni partecipante. Insomma, i dubbi sul Green Pass non sono pochi, riguardano i settori dove sarà obbligatorio, chi dovrà controllare e sanzionare, chi sarà responsabile di eventuali violazioni. Per molti esercenti però rappresenta anche una speranza, quella di scongiurare nuove chiusure ad autunno. È un'occasione per lavorare in sicurezza, anche perché il nostro settore è stato, diciamo, abbastanza penalizzato. 7 mesi di chiusura con il Green Pass, la speranza è quella. Quelle di non chiudere.